Assolutamente. Lorenzo, allora iniziamo subito, come sempre c'è l'oroscopo musicale di Silvia Pagni. Oggi ha voluto ricordare un grandissimo artista italiano che purtroppo è scomparso diverso tempo fa. Stiamo parlando di Mino Retano. E poi, amici, al rientro troverete l'amica Barbara Passerini con il suo classico collegamento con Simone Zappacosta da Milano. Bentornati cari amici all'oroscopo musicale. Oggi è il compleanno di un cantante che ha fatto innamorare il mondo intero. Sotto il segno del Sagittario nasceva lui, ascoltate. Nel 1977 nasceva Beniamino Reitano, in arte Mino Reitano. Perde la giovane madre quando ha appena 2 anni. Il padre Rocco fa il ferroviere e nel tempo libero suona il clarinetto. È anche direttore della banda musicale del paese in cui vive Fiumara, piccolo centro vicino a Reggio Calabria. Da giovane studia musica per 8 anni al Conservatorio Francesco Cilea, suonando il pianoforte, il violino e la tromba. All'età di 10 anni è ospite della trasmissione televisiva La Giostra dei Motivi, presentata da Silvio Gigli. Esordisce come musicista rock and roll insieme ai fratelli Franco, Antonio e Vincenzo. Il nome del complesso varia da Fratelli Reitano, Franco Reitano e His Brothers, Beniamino e i Fratelli Reitano. Alla fine dello stesso anno si trasferisce in Germania, pensate, dove il gruppo è scritturato per una serie di esibizioni, tra cui in un club in cui suonavano anche i Beatles agli inizi. Reitano racconta in seguito in molte occasioni l'episodio e il fatto di aver legato in particolare con John Lennon. Nel 1965 partecipa al Festival di Castrocaro cantando in inglese It's Over di Roy Orbison, senza vincere ma piazzandosi in finale. Ottenuto un contratto con la Dischi Ricordi, pubblica nel 66 La fine di tutto, versione in italiano di It's Over, e l'anno successivo esordisce al Festival di Sanremo con una canzone scritta da Mogol e Lucio Battisti, Non prego per me. È grazie al successo di questi brani che acquistò, insieme a Papà Rocco e i fratelli, un appezzamento di terreno ad Agrate Brianza, dove fu costruito il villaggio Reitano, che nel 1969 ospitava le diverse generazioni della famiglia Reitano. Nello stesso anno scrive la musica del brano Una ragione di più, portata al grande successo da Ornella Vanoni. Il grande amore di Mino Reitano è una donna dal nome Patrizia Renato. Nel 1977 il cantante annuncia le nozze mentre si trova ospite alla trasmissione di Maiko Buongiorno. La loro famiglia si allarga nel 1978 con l'arrivo della primogenita Giuseppina Elena, mentre l'anno successivo nasce la secondogenita Grazia Benedetta.
Mino Retano è stato sposato con Patrizia Renato per ben 32 anni. Una curiosità bellissima, pensate, nel 2009 il volto di Mino Retano è stato stampato sui francobolli come omaggio all'artista dopo la sua morte. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale, vi aspetto in tantissimi domani. Una curiosità bellissima, pensate, nel 2009 il volto di Mino Retano è stato stampato su dei francobolli come omaggio all'artista dopo la sua morte. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale, ci vediamo domani.